Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Oriana, Edoardo, Daniele, Nicole, Attilio e Davide? Sondaggi e percentuali. Nuova puntata del Grande Fratello VIP e nuovo televoto, questa volta eliminatorio. Sì, perché dopo l'eliminazione di Giorgio Ciupilan, uno dei protagonisti di questa edizione, il pubblico ha dovuto votare sì, ma per salvare un concorrente, il preferito. Questa volta, invece, uno dei vipponi dovrà lasciare la casa. E definitivamente. Cosa succederà nella puntata di oggi? Chi è a rischio e dovrà abbandonare il gioco ora che la finale di aprile? Molto, ma molto, lentamente, si avvicina. Se da una parte i coinquilini hanno scelto di rendere immuni Edoardo Tavassi, Andrea e Sara, e dall'altra le opinioniste hanno salvato Luca e Antonella, gli altri concorrenti sono stati nominati. E una sfilza di vipponi sono finiti al televoto. A rischio eliminazione, Antonino Spinalbese, ex di Belen, che nella casa ha fatto molto parlare di sé. Oriana, una delle protagoniste di questa edizione, Nikita, amatissima dal pubblico a casa. Edoardo Donna Maria, che è sempre più innamorato di Antonella, Daniele Dal Moro confuso e indeciso tra Oriana e Martina. Nicole Murge, Attilio Romita e Davide Donadei. Chi di loro dovrà lasciare stasera la casa del GF VIP? Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizzon con oltre il 31% di preferenze. A seguire, subito dopo, un'altra protagonista del reality, Oriana, con il 25,56%. Al terzo posto Antonino Spinalbese, che non riesce a raggiungere il 10%, seguito da Edoardo Donna Maria, 8,38%, Daniele Dal Moro, 7,47%, e Nicole Murgia con il 6,74%. A rischio, invece, Attilio Romita e Davide, stessa percentuale, entrambi lontani dal 6%. Uno dei due stasera dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia. Non ci resta che seguire la puntata. Tra colpi di scena, storie d'amore, strategie vincenti e tante, forse troppe, discussioni. L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:30 circa su Canale 5.